Al Pala di Martin di Montesilvano, un ufficio strategico per il territorio volto a veicolare e potenziare l'attività turistica della città e non solo. È il senso del progetto presentato stamane attraverso l'inaugurazione dello IAT, Informazione e Accoglienza Turistica, gestito dal Consorzio Turistico di Montesilvano. Il presidente Silvio Raciti e il consigliere delegato al Pala di Martin, nonché vicepresidente provinciale di Federalberghi, Adriano Tocco. Presidente Raciti, la ratio di questa iniziativa, come dire, l'unione fa la forza. Sì, noi diciamo a dicembre abbiamo studiato e ideato questo progetto, abbiamo pianificato tutto e attraverso il Comune di Montesilvano abbiamo preso la gestione dell'Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di Montesilvano. Non si dà solo accoglienza e promozione, ma abbiamo all'interno la vendita delle escursioni e anche di prodotti tipici sia di enogastronomia ma anche di artigianato locale. Scendendo nel dettaglio, escursioni? Legate al trekking oppure alle passeggiate, escursioni legate anche più, diciamo, fruibili dalle famiglie. Per esempio il treno che parte a Montesilvano e arriva a Roccaraso via Sulmona. Allora, quella è una chicca che doveva essere ancora tenuta nascosta, ma vabbè, L'abbiamo rivelata, è andata, lo possiamo è fare. andata così, sarà la Transiberiana d'Abruzzo in partenza il 27 giugno. Tante agenzie, sei se non vado errato, si sono messe insieme anche e soprattutto per fronteggiare questo momento di oggettiva difficoltà. Sì, noi abbiamo colto questa occasione, questo momento di criticità, quindi partendo dal territorio di Montesilvano, ma ci saranno anche nuove sorprese, cioè non ci vogliamo fermare solo qui. Tocco, non è un momento facile, ma si riparte con grande, grandissima volontà. Sì, c'è tanta volontà e soprattutto tanto ottimismo che traspare nell'aria. In effetti ci sono molte richieste di prenotazione. Sicuramente da clientela italiana. Diciamo che le strutture di Montesilvano, la maggior parte, apriranno entro fine maggio, primi di giugno al massimo. Però possiamo prevedere una sorta di sold out o si è troppo ottimisti? No, in alcune fasce di periodi sicuramente abbiamo difficoltà, andremo sicuramente in overbooking. Certo, la partenza sarà un po' a rilento, sarà graduale. Anche perché Montesilvano sta facendo, o meglio, lo ha già fatto, a mio avviso, un salto di qualità importante a livello turistico. Sicuramente l'esempio di oggi è importante, cioè affidare l'ufficio IAT, l'ufficio di informazione turistica, lo sportello, persone che fanno questo lavoro di mestiere, quindi sono persone che conoscono il territorio. Io ricordo sempre che il turista si affeziona non alla struttura alberghiera, ma si affeziona al posto e dobbiamo avere sportelli di informazione così operativi per dare questo servizio.